Benedetto sia il Signore che ci ha dato la Torah. Si è svolta nella giornata di domenica 2 febbraio la celebrazione della ricorrenza liturgica della presentazione di Gesù al Tempio e della purificazione di Maria Santissima, Madre di Dio. Gesù, figlio di Giuseppe, in qualità di nuovo membro della nostra comunità, oggi hai esercitato il tuo diritto di leggere e commentare le Sacre Scritture. Questo è il tuo retaggio. Per volontà di Papa Giovanni Paolo II, la ricorrenza della presentazione di Gesù al Tempio da parte di Maria, che con quel gesto consacra il proprio figlio a Dio Padre, è stata associata alla celebrazione della Giornata Mondiale della Vita Consacrata, che si è svolta anche in San Pietro con una solenne cerimonia presieduta da Papa Francesco. Ma pensate una chiesa senza le suore? No, non si può pensare. Sono questo dono, questo lievito che portano proprio il popolo di Dio avanti. E sono grandi queste donne che consacrano la sua vita e portano avanti il messaggio di Gesù. La Giornata Mondiale della Vita Consacrata è stata anche il motivo ispiratore di una bella cerimonia religiosa presieduta dal vescovo della diocesi di Orvieto Todi, Monsignor Benedetto Tuzia, e che si è svolta nella chiesa del convento del Buon Gesù alla presenza di numerose religiose. Prima della celebrazione eucaristica, il vescovo ha rivolto ai presenti una breve allocuzione in cui ha spiegato il significato della ricorrenza e il perché fosse stata prescelta proprio la chiesa del convento del Buon Gesù per celebrare la significativa ricorrenza. E noi ci troviamo in un luogo, è un luogo privilegiato questo, mi sono accorto subito che ci sono un po' nella diocesi alcuni luoghi privilegiati, sono pochi. Ma come d'altronde, altrimenti non sarebbero privilegiati, sarebbero luoghi comuni. E questi luoghi sono un riferimento costante per molti di noi, molti sacerdoti, molti religiosi, laici. Sapete, nella vita di ognuno di noi ci sono questi angoli dove noi ci rifugiamo, luoghi dove si andavano quasi a deporre i propri segreti, dove a volte si va anche a piangere in modo silenzioso e isolato, dove si gioisce, dove si depositano magari i segreti, dove si recupera silenzio, dove si recupera così questa tranquillità interiore, forse dopo momenti agitati. Ecco, credo per molti anche questo luogo diventa un luogo di questo genere. Il Vescovo ha poi citato Papa Francesco, in particolare la volontà del Santo Padre, di conferire un maggiore risalto alla delicata e impegnativa scelta della vita consacrata. Il 29 novembre dello scorso anno, a Francesco, alla fine dell'incontro con 120 superiori generali, erano istituti maschili, nell'aula del Sinodo in Vaticano, così parlando un po' a braccio, con direi molta immediatezza, spontaneità, probabilmente già ne aveva anticipato qualcosa o altri avevano suggerito in merito a questo, lui ha annunciato che il prossimo anno, il 2015, sarà dedicato alla vita consacrata. Continuando nella sua appassionata riflessione, Monsignor Tuzia ha voluto ricordare anche le diverse forme di vita consacrata presenti in quel momento in Chiesa e soprattutto nel mondo, ed ha voluto porre l'accento su come la vita consacrata sia essa stessa così complessa, perché fatta di debolezze e di fragilità, elementi però essenziali, ha ribadito il Vescovo, anche per l'amore di Dio che si manifesta proprio nei momenti di maggiore difficoltà della vita di ogni uomo. Ma la vita consacrata, ha continuato, è anche fatta di adorazione, di servizio, di grazia e di santità. Elementi, ha ricordato il Vescovo, che spesso vivono nascosti tra le mura dei conventi e delle chiese. Un passo importante della riflessione del capo della Chiesa Orvietana e Tuderte è stato quello in cui ha ribadito l'importanza di evangelizzare la propria vocazione, sollevando contestualmente il problema relativo proprio alle difficoltà vocazionali in questo difficile e travagliato periodo storico.
in questo anno sarà anche un momento importante per evangelizzare la propria vocazione, cioè testimoniare la bellezza di mettersi alla sequela di Cristo. E se io posso svegliare il mondo con una forte testimonianza. E qui nascono anche, così nasce il grande problema delle vocazioni. Anche noi qui in diocesi abbiamo dedicato tempo un po' a cercare di... Non è facile. È vero, è Dio che chiama, è Dio che suscita, è Lui che feconda nel cuore di ogni persona questo innamoramento verso di Lui. Però ci sono delle risposte nostre. Dio non ci prende a forza. Dio è colui che ci dà una direzione e lì ti attrae, certamente ti attrae. Ci sono, direi, sprigiona così questa attrazione, però è lì, ma tu devi muoverti e farti condurre da questa forza interiore che lui, da lui promana, da lui proviene andare verso di lui. Al termine della riflessione di Monsignor Tuzia ha avuto inizio la celebrazione eucaristica. Come previsto dal rito liturgico, l'omelia di Monsignor Tuzia è stata dedicata soprattutto alla ricorrenza della presentazione di Gesù al Tempio ed alla purificazione di Maria Madre, che secondo il rito ebraico, come ogni donna, trascorsi 40 giorni dal parto, doveva recarsi al Tempio per purificarsi. Gesù, ha ricordato il Vescovo, si è presentato per ben 3 volte al Tempio e l'ultima venne proprio per purificare il Tempio da presenze estranee e impure. Questa è la casa della preghiera. E voi l'avete trasformata in un covo di ladri! Questo è un pazzo, altro che profeta. Si celebra un incontro, il primo incontro tra Gesù e il Tempio, un incontro che avviene all'interno del Tempio della Chiesa, ha detto Monsignor Tuzia, un incontro tra generazioni vecchie e nuove, tra le quali si pone Gesù. Anna e Simone, i due rappresentanti delle vecchie generazioni, sono il simbolo del tempo e dei secoli in cui il popolo di Israele ha atteso di incontrare il Messia. E Gesù, entrando nel Tempio, ha continuato Monsignor Tuzia, incontra il suo popolo, al quale fa una promessa. Il Tempio non è fatto di pietre. È la casa del Signore. E finché il Signore vi dimora, nessuno potrà distruggerlo. Distruggi questo Tempio. E io in 3 giorni lo farò risorgere. La celebrazione dell'Eucarestia è stata preceduta dalla benedizione dei ceri, poiché contestualmente alla celebrazione della presentazione di Gesù al Tempio è stata celebrata anche la festa della Candelora, la benedizione delle candele, simbolo di Cristo per illuminare le genti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.